Joe Biden in Israele, una visita delicatissima che avviene all'indomani della strage all'ospedale di Gaza e a 11 giorni dall'assalto terroristico di Hamas che ha riacceso le tensioni in Medio Oriente. Il presidente americano è atterrato intorno alle 10 di questa mattina, ora italiana, a Tel Aviv. Ad accoglierlo sulla pista dell'aeroporto il premier Netanyahu e il presidente dello Stato Herzog. L'America è in lutto con voi e sta piangendo con voi, ha detto il leader della Casa Bianca. Poi ha aggiunto come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo e si è unito per sconfiggere l'ISIS, dobbiamo sconfiggere Hamas. Il premier israeliano ha definito commovente la presenza di Biden a Tel Aviv. Intanto continua lo scambio di accuse tra l'esercito israeliano e Hamas. La Jihad islamica accusa Israele di aver bombardato l'ospedale ieri sera, Israele nega, puntando il dito contro una fallita esplosione di un razzo lanciato da Hamas. Questa mattina diffonde le immagini aeree su X prima e dopo il lancio fallimentare che mostrerebbero che non c'erano jet israeliani sopra la struttura ospedaliera. Le vittime sono tra le 200 e le 500. Forte la reazione della comunità internazionale dopo l'attacco alla struttura sanitaria di Gaza.